Ebbene ragazzi, siamo in Pirla SV e nel video di oggi ci sono in palio 500 euro. Dammi 500 euro! Dammi 500 euro! Che sono tutti sti maranza qua? 500 euro, 500 persone. Adesso è coraggioso a fare una sfida di 500 euro con brasiliani, marocchini. Ragazzi, mettete 20.000 like qui sotto, perché se ci arriviamo facciamo un 7 contro 7 italiani contro maranza a calcio. Let's go! Per vedere chi è più forte. Allora ragazzi, sono spariti tutti. Peccato che vince 500 euro il primo che va in porta. Oh, eccoli, eccoli. Eccoli, sono in porta. Allora ragazzi, sono in porta. Io sono primo. Sei in porta ma non mi importa. Allora ragazzi, le regole sono molto semplici. L'ultimo che esce da quella porta da calcio vince i 500 euro. Sono 20 partecipanti, uno solo vincerà. E come fare a farli uscire? Io, Samuel e Gnabry calceremo palloni fortissimi. E chi viene preso dal pallone viene eliminato, deve uscire per forza. Per cui la chiave per vincere questi 500 euro sarà fare i portieri, ma al contrario, schivare tutti i palloni per potersi portare a casa il malloppo. Quindi non dovete essere colpiti dal pallone. Bravi ragazzi. Ma non si può uscire dalla riga. Non potete uscire dalla riga, eh? Allora Samuel, partiamo con i primi tiri. Io direi partiamo da lontano, poi pian piano ci avviciniamo sempre di più. Ok. No, Samuel, mi hanno detto qua che calcia meglio tuo nonno. Ah, provocano, eh. Provocano. E allora vediamo chi sarà il primo colpito. Cominci tu, Samuel. Ma non ci arriva! Non ci arriva, però tua madre ci arriva. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma c'hanno anche ragione. Ti prego, Samuel, ma vatti a fare un giro. Vado io ragazzi, vado io. Dai, mozzarella Santa Lucia! Dai, 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 fior di latte! Quattro stagioni! Facciamo così, calciamo insieme. Da qua è difficile prenderli da soli, proviamo a calciare in due. 3, 2, 1, fuoco! Oh, è stato un tocco! Eccolo! Sei il più basso di tutti, il più piccolino mi ha preso proprio te! Oh, l'unico italiano, ragazzi, assurdo! Quando si tratta di soldi, sti maranza, oh! Vieni anche tu a calciare con noi! Chi viene eliminato sta con noi a calciare! Ragazzi, tiro triplo adesso! Tutti e tre in contemporanea! 3, 2, 1, fuoco! Sì, via, fuori colpevoli, 1, 2! Alzati, ero convinto di schivare! Sono proprio sfortunato! Sì, ero convinto di schivare! E adesso ragazzi, saremo in 5 a calciare! Un pallone per ciascuno! Siete pronti laggiù? Ragazzi, andiamo via! 3, 2, 1, fuoco! No! Possiamo fare di meglio! Possiamo fare di meglio, possiamo fare di meglio, ok! Ancora ragazzi, più forte! 3, 2, 1, fuoco! Ragazzi, non parla tanto, questa sfida purtroppo l'ho persa, quindi ma non beccheremo qualcuno. Vedi che sto dietro di me, è stato preso perché ho sentito il rimpallo che mi arrivava da dietro. Qualcuno sta barando? Qualcuno qua sta barando perché qualcuno è stato preso dietro di me. Tu sei un furbo, vero? Tu sei quello che a scuola era più furbo di tutti. E allora rimangono in vita 12 persone per 500 euro. Il pippè che ha sbagliato con le persone sbagliate. Sì, ma torna in porta, tu scemo, ti elimino. Io direi, adesso torniamo a calciare una sola persona alla volta e avviciniamoci leggermente. Io direi più o meno questa distanza, ah, fuori aria. Vado io! Cominci tu? Comincio io! Ragazzi, attenzione, Isa! Oh! Ok, vai subito, uno dopo l'altro, raga! Ah, vai, vai, vai! Siamo, sì, ma porca andando. Miseria, fai schifo! Allora vai, tira, tira! No, benvenuto nel club dei perdenti. Sta a posto? Sempre bello vederti.
E allora fuori il brasiliano, ragazzi, rimangono solo i marocchini, i tunisini e il pipega. Adesso tocca a te calciare. Ma tu sai calciare? Sei brasiliano, dovresti sapere ben tirare, come Neymar, Ronaldinho. È 1% brasiliano. Vediamo se sanno resistere adesso a una mia rovesciata. Dammi. Cosa ci possiamo inventare adesso? Tiro al volo. Siete pronti ad essere colpiti al volo? Bella forza? Tiro al volo. Cioè, non tirare di sinistra, c'è la telecamera. Troppo vicino, che cazzo di cross sono questi? Vabbè, meglio così no, che ragazzi, un fazzoletto per il pipega che sta lacrimando un pochino troppo. No! Un cross per una rovesciata! Rovesciata di Pierino! Oh, carro! Ancora! Fammi l'ultimo! Non è finita! Non è finita! Oh! È stato bravo. Benvenuto nel club. E un'altra manche è andata. E adesso dovremo prendere i maranza che sono rimasti in porta di testa, signori. Vedremo chi sarà capace a farlo. Adrian, te la senti? Sì, te la sento. Ma sono rimasti sopra. E allora, ragazzi, mi incaricherò io dei cross e dovremo colpirli di testa. Vinco io. La prende, colpo di testa. Wow. Via. E allora fuori 8 maranza rimasti. E visto che vi sentite furbi, ho delle difficoltà per voi. Adesso dovete tenervi per forza tutti per mano. E adesso voglio vedere come fate. Chi si stacca perso, raga. Allora Pippo, vai te, Sì. Vai Pippo. Bravo. Samuel, è il tuo momento. La paura nei loro volti. Ci penso io. Si è staccato il ragazzo con la maglia del PSG. Va bene. Ma vuoi una bella vendetta adesso? Ti aiuto io a vendicarti. Raga, vi potete staccare adesso. Però si inizierà a tirare da qui. E indovinate un po' chi sarà a tirare. Colui che avete abbandonato e tradito. Lo sguardo incattivito di Ashraf, ragazzi. Il Marazza tradito. Vai, ah, basta. Bello! Colpito e affondato! No! Sono rimasti in 6, ehi tu, vai dentro la porta, non fai furbo con me! Allora ragazzi, nuova difficoltà, siete in 6, ognuno di voi deve mettersi in spalla un suo compagno. Vai! Ma se prende uno, basta! No, se uno viene preso, viene eliminato anche il suo compagno. Calceremo dal dischetto del rigore, però da bendato. Ok. Chi si offre? Siamo. Pipega. Pipega che è bravo a calciare da bendato. Pipega. Ma sta puzzando il calzino? No, non puzza, fra, tranquillo, non è il suo. Sono furbi questi. Vabbè, datemi giù, consigli. Adesso, ok. Destra. Tira la tua destra, Pippo. Bella! Sono rimasto in 4, 5 euro a testa per ogni barato. Abbiamo deciso che ci suicidiamo, facciamo 5. 50 testa. No, 25 testa. 5 testa. Quanti sono? Ah, è vero. 500 diviso 1, 2, 3, 4. Sono 150. No, 3. Ah no, 130. In ogni caso sarà una vittoria. A posto, sì, furbi Marazzi. Guardate voi che l'avete perso, non è che sta per vincere. E anche se perdiamo ce ne dividiamo noi quattro, vero? Ragazzi, che ne dite di calciare tutti quanti in contemporanea? Che ne dite?
Dammi una palla! Datemi una palla! Tutti pronti? Vai caralho! 3, 2, 1, fuoco! Abbiamo la nuova vittima! Il pilla case sei proprio tu! Oh! Spero solo che... Saluta Ibra! Spero solo che... E adesso invito l'ultimo eliminato, Ibra Stu, a calciare un rigore, non da bendato però! Questo voglio vedere! Chi ti sta più sulle palle tra i tre? Tutte e tre! Attenzione Ibra! Oh! Un altro fallo, un altro fallo! Vado! Vai, dammi l'altro fallo! Hai la maglia di Ronaldo, vecchio! Andiamo! E allora sono rimasti due finalisti. Di lui non vale dividersi il premio. Non vale? Ok. Un rigore a testa finché non ne prendiamo uno dei due. Penso io, devo colpire il rosso. Va bene. Tirando tutta la tua potenza. Attenzione, ci provanza. Ora tocca a me. Vai, spostatevi, girate. Correte destra e sinistra. Vai. Correte destra e sinistra. Vai. Che rimane? Come ti chiami? Pedro! 500 euro. 20 euro a mio fratello. 20 euro a fratello. Sono uscito dalla miseria. Sono anch'io tuo fratello. Va bene, dai, anche tu. Sono rimasti questa, sono andato a mangiare un bel kebab. Ok, ragazzi, un maranza che regala soldi non si è mai visto. Ragazzi, finisce qui uno dei video più pazzi, divertenti di sempre. 20.000 like qui sotto e vi facciamo uscire il 7 contro 7 italiani contro Maranza. Come al solito Isaac non ha vinto niente. E detto questo, noi ci vediamo a un prossimo video. Mi chiamavano Maranza, per me la tuta è eleganza. Se mi vedi tieni distanza, non voglio la tua ignoranza. Ballon dentro al blocco, gira solo con un tocco.